Il 27 gennaio è la giornata in cui si celebra la Shoah, ovvero la catastrofe e il disastro. È stato chiamato il giorno della memoria, ma in realtà è il giorno in cui gli orrori del passato, le vergogne del nazifascismo, la barbarie subita da milioni di persone colpevoli solo di appartenere ad un'etnia, tornano come fantasmi mai dimenticati. Del resto, come sarebbe possibile riuscire a farlo? Esistono migliaia di storie di chi ce l'ha fatta e di chi invece in quei campi ha perso la vita troppo presto, e tutte varrebbero la pena di essere raccontate. Io ho scelto di raccontare la storia di Mara Zimetbaum, l'ebrea che riuscì a scappare dall'inferno nazista. La storia è inventata, come la stessa autrice Elie Midwood scrive in una nota, ma ispirata a fatti accaduti realmente, a personaggi realmente esistiti. Mala, detenuto nel 19.880 nel campo di concentramento di Auschwitz, ha capito sin dal primo momento in cui era scesa dal treno di aver messo piede all'inferno. Come interprete dell'SS prova a usare la sua posizione per salvare quante più vite possibili, contrabbandando miseri pezzi di pane. Edward, detenuto numero 531, è un veterano del campo, è un prigioniero politico. Anche se all'aspetto di tutti gli altri con la testa rasata e l'uniforme a righe, è un combattente della resistenza e ha un piano per fuggire. Entrambi sono stati deportati solo per il crimine di essere nati, ma quando si incontrano, il buio senza scampo di Auschwitz si illumina di un barlume di speranza. Edward riesce a far credere a Malani che l'impossibile accadere, che nonostante siano circondati da filo spinato, mitragliatrici, torri di guardia e riflettori che lo osservano costantemente, lasceranno quel luogo di morte. E così si fanno una promessa: fuggiranno insieme o moriranno insieme per difendere la cosa più importante di tutte, la libertà.